Cerchi un sito che vende crediti per tutte le console che sia veloce, sicuro ed economico? Goofy Fan Coins è quello che fa per te. Passa in descrizione per un ulteriore sconto del 5%. Oh, ma che palle, Foolish, parli sempre solo di Juventus. Avete ragione, scusatemi. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video e adesso vi spiego immediatamente perché ho questa maglia. Come avrete letto sulla mia pagina Facebook, avevo fatto un post in cui io mettevo la foto di questa maglietta e di questa maglietta, ecco, mi sono caduti i pantaloncini. Del Real Madrid, rosa di Sergio Ramos, ovviamente presa per la bianca. Non gliel'ho ancora fatta dire perché non l'ho ancora vista. Appena la vedrò stasera gliela darò. Ho appena staccato i cartoncini dalla maglia e dai pantaloncini che ho comprato. Ce li ho addosso anche i pantaloncini. E volevo farvi sapere perché tantissimi mi state scrivendo in privato: dai, per favore, non riusciamo ad aspettare, dici dove li hai comprati. Vi metto qui sotto il link in descrizione. È una pagina Facebook che ho trovato l'anno scorso, in cui volevo comprare già la maglia dell'Italia ai mondiali. Poi per una cazzata per un'altra non sono mai riuscito a comprarli. Mi sono deciso a prenderli quest'anno, mi sono fatto coraggio, ho detto: oh, ma che vada, perdo i soldi, perché costano veramente molto poco rispetto al prezzo di mercato, costano veramente poco. Basta che scrivete un messaggio alla pagina, penso che sia un ragazzo, vi risponderà subito, a me ha risposto subito. Chiedetegli anche solo un preventivo per una maglia che volete. Come dicevo, io ho deciso se comprarlo oppure no, e poi ho detto: vabbè, proviamo questo investimento, spendiamo questi soldi, vediamo se arrivano, se sono fatte bene, se sono originali. Io adesso non so dirvi al 100% se sono originali, ma come potete vedere sono fatte veramente molto bene. Cioè, stemma in rilievo, lo scudetto è perfetto, stemma della Nike, stemma della Serie A. Ho staccato appunto i cartellini io, quindi credo che se non sono originali, complimenti a chi le ha fatte, perché le sa fare veramente molto bene. Quindi ripeto, qui sotto in descrizione passate, c'è la pagina Facebook, andate, chiedete, guardate, vende qualsiasi tipo di maglia da calcio, perché non provarci? Ok, detto questo, vi dico che volevo iniziare questa tipologia di nuovi video utilizzando l'Inter, ma poi ho detto: non posso fare un video in cui parlo dell'Inter in cui ho la maglia della Juve, perché dovevo per forza dirvi di questa pagina Facebook, dato che me lo state chiedendo tutti. E parlare dell'Inter con la maglia della Juve mi sembrava un attimino inadeguato. Quindi, ok, ritornerò a partire dalla Juventus e vi spiego un attimino che cos'è questa tipologia di video nuova. Praticamente io non sono uno che crede tantissimo nel calcio mercato, anzi ci crede tipo zero. E quindi tutte le volte che inizia l'estate ci sono questi articoli, queste cose che dicono in TV, i giornali che mettono questi titoloni incredibili in cui tutti i giocatori del mondo vogliono giocare in tutte le squadre del mondo, e alla fine non arriva mai nessuno. Però voglio fare un gioco con voi, quindi adesso analizzeremo i calciomercati secondo i giornali, secondo la stampa, secondo la televisione, di tutte le squadre della Serie A. Vi farò vedere tutti i nomi più richiesti, tutti i nomi più grandi, i nomi maggiori che sono stati fatti dalla fine dello scorso calciomercato invernale fino ad oggi. E poi sarà divertente andare a vedere a mercato concluso quali colpi effettivamente sono già stati fatti e quali saranno stati fatti alla fine del calciomercato. Mi sono un attimino impappinato, chissà se ho azzeccato i verbi. Bando alle ciance, andiamo subito a vedere i giocatori della Juve, vai! Ve lo dico subito, le statistiche sono state messe tutte a 99 perché io non ho idea mai, cioè non ci becco mai quando vado a fare le previsioni, e quindi metto tutto a 99 per tutti i giocatori, per tutte le squadre, così siamo sicuri. L'importante è far vedere il giocatore nella squadra che si dice in cui andrà a giocare. Avremo un ordine un attimino strano perché dopo vi farò vedere come l'ho impostata questa squadra col 3-5-2, quindi vedrete centrocampisti in difesa, attaccanti a centrocampo, chi più ne ha più ne metta. Il primo è Neto, si dice da una vita che arriverà alla Juve, si dice da una vita che ha rotto con la Fiorentina perché non vuole rinnovare per venire a giocare a Torino, eppure ancora non c'è l'ufficialità, quindi adesso andremo a vedere se davvero Neto sarà il secondo di Buffon. Vedremo se Storari deciderà di lasciare Torino e andare a giocare in qualche altra squadra, rimettersi in gioco e andare a fare il titolare in qualche altra squadra minore, e vedremo se Neto davvero arriverà alla Juve. È un bel portiere, per fare il secondo ci può anche stare. Questo ragazzo è un mio pupillo, io spero davvero con tutto il cuore che arrivi. È stato comprato, riscattato a gennaio, è stato secondo me il colpo più importante insieme a Sturaro eseguito a gennaio dalla Juventus. E niente, è un giocatore incredibile, ha fatto 38 partite di campionato, ha giocato tutti i minuti, è un difensore, ha fatto le magie per l'Empoli, un difensore straordinario, neanche una munizione, davvero tanto di cappello l'avremo in Serie A per Lugani. Io spero davvero che possa venire alla Juve, perché a giocare con i forti si diventa più forti. Non è neanche detto che non riuscirà a trovare spazio, perché tra un infortunio, tra una competizione, una squalifica, un turnover, qualche partita la può anche giocare del giovane Rugani. Sami Khedira, non mi dilungo troppo perché è arrivata l'ufficialità ieri, è stato dichiarato che è ufficialmente un giocatore della Juve, io l'ho inserito per dovere di cronaca perché se ne parla da tanto. Chiuso Khedira, giocatore della Juventus. Ecco, si parla anche tanto di Benatia, non solo in chiave Juve ma anche e soprattutto in chiave Inter. È un difensore che a me piace tanto,
però io credo che giocando con due difensori centrali e con il 4-3-1-2 la Juve non farà un grande mercato con i difensori centrali, quindi Barzagli, Bonucci, Chiellini e Rugani secondo me sono una garanzia tecnica sufficiente per garantire sempre il giocatore, anche perché magari Cáceres può essere riadattato, Ogbonna credo che verrà venduto. Comunque 4 difensori centrali, 5 con Cáceres, secondo me sono sufficienti. E quant'è che si parla di Verratti alla Juve? Già dai tempi del Pescara. Poi ovviamente è arrivato il PSG e ha detto, va bene, ti diamo 15 milioni, ne volevi 10, l'hanno preso loro. Non ha mai giocato in Serie A Verratti, io dubito che riusciremo a vederlo in Serie A con la maglia della Juve nella prossima stagione. Mai dire mai, è un centrocampista che si dice possa essere l'erede di Pirlo, secondo me con Pirlo non ha nulla a che fare. Vedremo se sarà possibile vederlo in Serie A presto. Adesso la Juve va dal Cagliari, compra la metà di Nainggolan e poi va alle buste con la Roma, cerca di vincere la Nainggolan alle buste, così facciamo uno sgarbo. Secondo me è un ragionamento un attimino complesso da fare. Io credo che se la Juve ha fatto un'opzione con il Cagliari per Nainggolan sia solamente una mossa di disturbo, non credo che voglia davvero affondare il colpo per Nainggolan. Puoi mai dire mai, perché le vie del mercato sono infinite. Mi sembra molto strano che questa operazione possa andare in porto. Secondo me Nainggolan rimarrà alla Roma anche la prossima stagione. Domenico Berardi, e qua iniziamo a entrare nel vivo, perché Berardi deve essere assolutamente riscattato dalla Juve in questa stagione, in questa sessione di mercato, perché le coproprietà andranno a farsi benedire, e sono anche parzialmente contento, perché non mi sembra una gran tecnica di far mercato, perché è un'arma a doppio taglio. Io spero davvero che Berardi possa un giorno giocare con la Juve, se non è questo l'anno sarà il prossimo. Io lo vedrei bene in una squadra che magari potrà andare a fare l'Europa League, adesso vedremo la Sampdoria per dirne una, per vedere come può giocare questo ragazzo con delle ambizioni superiori alla salvezza. Non, oddio, non che sia facile salvarsi tutti gli anni, però Berardi è sempre stato decisivo solo in metà campionato, io vorrei vederlo decisivo in tutto l'arco del campionato, magari anche in Europa, come ha fatto Gabbiadini. Un percorso simile a Gabbiadini è l'ideale secondo me per Berardi prima di tornare alla Juve. Qua è un sogno, perché questo ragazzo è proprio forte. Il Chelsea ha fatto un errore madornale a venderlo, ma credo che sarà molto complicato, sia per il prezzo sia perché non credo che il Wolfsburg lo voglia vendere. Il Wolfsburg non ha sicuramente i problemi economici e in queste ore si sta trattando il rinnovo. Poi anche qui mai dire mai, ma è molto difficile. Alla Juve sicuramente serve un giocatore tra le linee, potrebbe essere l'ideale dei Bruin, perché a saltare l'uomo e a fornire l'ultimo passaggio è veramente bravo, fa anche tanti gol, e quel giocatore dietro le punte in De Bruyne io vedo l'ideale, anche se credo che sia stato comprato Dybala per fare quel ruolo. Molto dipenderà dalla situazione di Tevez, dalla situazione di Llorente, che cosa vorranno fare questi attaccanti. Si parla tanto dell'attacco della Juve, è un rebus, io vedrò, perché è sempre difficile, potrebbe essere un'arma a doppio taglio la finale di Champions. Tevez potrebbe dire benissimo, io sono arrivato al culmine, voglio andare a giocare in Argentina, voglio giocarmi altre possibilità in Europa. Lo stesso potrebbe fare Pirlo. È tutto un puzzle che comunque io mi fido di Marotta e so che incastrerà alla perfezione ancora questa volta. Stesso discorso fatto precedentemente per De Bruyne, secondo me è stato comprato per giocare tra le linee o comunque come erede di Tevez, potrebbe essere un giocatore chiave in entrambi i ruoli. Sicuro è di una cosa, è un giocatore stato acquistato per una cifra mostruosa, la più alta della gestione Agnelli della Juventus, e quindi questo non è un caso, vuol dire che in Dybala ci credono tanto. E Dybala ha dimostrato di essere un bel giocatore in questo campionato, bisognerà vedere se riuscirà a confermarsi, ma se l'hanno comprata così tanti soldi vuol dire che ci credono tanto. Per Zaza vale lo stesso discorso per Berardi, anche se Zaza è leggermente diverso, perché tutto il Sassuolo c'è solo un momento un diritto di ricompra dalla Juve di 15 milioni. Vedremo, anche in questo caso è un rebus, bisognerà incastrare bene tutte le pedine d'attacco, vedere cosa vorranno fare Tevez e Llorente e poi prendere le proprie decisioni. Infine ho messo Mandzukic, ma potevo mettere Van Persie, potevo mettere Higuain, potevo mettere Falcao, cioè uno valeva l'altro. Ne ho messo proprio uno perché secondo me tra tutti quelli citati forse è il più facile che possa arrivare, come dicono, l'erede di Tevez, anche se secondo me l'erede di Tevez è Dybala, potrebbe essere magari l'erede di Llorente. Anche se sarà difficile poi vedere con Mandzukic, Morata, Tevez, Dybala, magari uno tra Zaza e Berardi, chi giocherà davvero in attacco della Juve, perché iniziano ad essere 5 giocatori forti, 5 giocatori che vogliono giocare tutti. Quindi sarà molto difficile, bisognerà vedere come Allegri e come la società riusciranno a gestire tutto. Ve l'avevo detto, li ho schierati con questo 3-5-2 per farli stare un attimino a posto, anche se Khedira, perno centrale della difesa, o De Bruyne e Berardi esterni del centrocampo a 5 sono molto difficili da vedere. Io non credo che arriveranno tutti, anzi ve lo dico già adesso, sono sicuro, però qualcuno potrebbe arrivare davvero. Io mi auguro uno tra Zaza e Berardi e punto più su Berardi,
mi auguro netto, perché se davvero dovessimo fare questo cambiamento con il portiere, il secondo portiere deve essere all'altezza, e netto potrebbe anche andarmi bene. Io spero in Rugani, è molto facile che arrivi, e poi gli altri li bisognerà vedere dai partenti, quindi non mi esprimo adesso. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, questa tipologia di video vi sia piaciuta, la volevo già fare l'anno scorso, non ho avuto tempo, avevo pochi iscritti, invece adesso c'è seguito sia su FIFA sia sul calcio, quindi se vi piace, volete la vostra squadra del cuore nel prossimo episodio, scrivetemelo qui sotto, sarò lieto di informarmi sul calciomercato che si sta facendo in quel momento e sarò lieto di illustrarvi quali saranno i colpi e quali potrebbero essere i colpi più reali possibili. Se il video ti è piaciuto, invito a mettere un pugno di pollice, iscriverti al canale qualora non l'avessi ancora fatto, e anche condividere il video su Facebook. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.